Bentrovati a Ma però, una campagna elettorale tutta tesa su dati e notizie che ci riportano a 30 anni fa per quanto riguarda la crisi e i consumi in calo e le problematiche soprattutto delle famiglie e delle imprese. Qui con noi a Ma però, in un'osteria che si chiama, guarda caso, Osteria del Sostegno, perché l'idea di sostenere la buona politica ancora resta. Qui con noi a fare due chiacchiere, come al solito due politici, e cominciamo subito con il senatore Maurizio Gasparri, bentrovato. Qui a Buongiorno. cena davanti a due cantucci a raccontarci intanto chi è, perché Maurizio, a parte romano, Romano, romanista, romanista. figlio e fratello di carabiniere, Sì, quindi una famiglia, come dire, devota alle ragioni dello Stato e della legalità. della legalità, è giornalista, è stato condirettore del Secolo d'Italia e parlamentare da tantissimo tempo, dal 92, prima con l'MSI, poi con ANN, poi l'amicizia con Fini è rimasta. Diciamo che non è stata, diciamo così, molto rinnovata, molto Favorita. riscaldata, no, abbiamo interrotto i rapporti perché le scelte politiche molto diverse su questioni fondamentali erano già emerse nell'ultima stagione di Alleanza Nazionale, poi le vicende traumatiche che nel corso della legislatura che si è appena chiusa hanno reso ancora, come dire, più profondo questo solco, quindi non c'è stata occasione di discutere e di riflettere su quanto è avvenuto, chi lo sa, in futuro si vedrà. Chissà, sottosegretario agli interni, Giacomo Berlusconi, e poi ministro delle comunicazioni, è più importante nel suo curriculum la legge Gasparri o l'inasprimento del carcere per i mafiosi che lei ha voluto? Se dovessi dare un'indicazione di priorità, la battaglia per il carcere duro contro le mafie, soprattutto perché in quella fase, quando io mi sono molto impegnato in questa direzione, penso già verso la fine degli anni 90, c'era una sinistra distratta. Poi questa battaglia l'abbiamo proseguita anche nel corso di questa ultima legislatura, di fronte al rischio che molte volte la sanzione del carcere duro per i mafiosi fosse vanificata, abbiamo rafforzato quelle norme tenendo conto anche delle esperienze sul campo. Diciamo che l'impegno per contrastare il crimine resta prioritario. La legge Gasparri è una legge importante che ha modernizzato il sistema, se ne è tanto discusso, ancora se ne discute. Devo dire con orgoglio, circa 10 anni dalla sua approvazione, sono passati 9 anni, che non è stata contestata in una virgola dalla Corte Costituzionale. Vuol dire che quindi ha rispettato, dopo un sofferto percorso, i principi fondamentali e anche favorito un'evoluzione tecnologica. Tra l'altro, chi si lamentava dei potentati oggi si preoccupa se le grandi realtà televisive italiane potranno reggere o meno la concorrenza con i grandi potentati internazionali che sono poi entrati in Italia, pensiamo alla televisione satellitare. Insomma, io credo che si debba guardare di più ai fatti, discuteremo di questi temi anche nel futuro, però credo che sia stato un buon lavoro. Senta, lei ha la passione per le cravatte, per i dolci e per Baglioni, è vero? Sì, Tra alcune delle passioni quella per principali. Baglioni l'ho frequentata un po' meno ultimamente, in questi ultimi anni non ho potuto nemmeno andare a sentire concerti, le cravatte non credo che sia un grande vizio perché appunto No, ma avendo non una stiamo vita parlando di vizi, è una austera però curiosità. il gusto delle cravatte, Una persona si descrive anche sì attraverso i certo, quindi però suoi. non mi sembra che siano cose particolarmente eccentriche perché è No. una vita che è stata molto dedicata alla politica, all'approfondimento dei vari temi e devo dire in questa legislatura, svolgendo il ruolo di capogruppo, in una fase direi matura con esperienza del mio impegno politico, ho dovuto anche a 360 gradi affrontare tanti argomenti. Il ruolo del Sua moglie era capogruppo. una militante fin da ragazza, anche, è d'accordo quindi con le sue scelte, arrabbiata di non vederla mai a casa, figli. Diciamo che ho cercato sempre in questi anni di ritagliare uno spazio per mia figlia che adesso ha 15 anni e quindi ha una maggiore sua autonomia, però non ho mai trascurato la sua crescita, il suo impegno. Condivide le sue scelte? Ma diciamo che ha sempre vissuto in un clima di impegno politico e quindi ne ha preso atto, forse una condivisione per come dire, una sorta di naturale accettazione. Mia moglie è sempre stata molto comprensiva e ha sopportato e sopporta tanti stress, tante fatiche, tante responsabilità, stando soprattutto in seconda fila, non facendo mai irruzioni sulla scena e credo che io a questo aspetto devo anche molto, perché in tanti altri casi abbiamo visto famiglie, parenti che hanno fatto così Grazie. nelle prime linee, invece io devo ringraziare moglie anche per questa sua modestia, questa sua volontà di rimanere in seconda Non ha fila. mai scritto Repubblica. No, no, non ha, ma Va non c'era motivo per scrivere del resto bene. e devo ringraziarla proprio per questa sua grande dedizione alla famiglia e questo stare nell'ombra ma sempre presente sui valori familiari. Grazie, senatore Gasparri. Facciamo sedere il nostro altro ospite qui a questa tavola. Si tratta dell'onorevole Marco Calgaro. Piacerissimo, Buonasera, è un piacere. Qui piacere siamo mio. proprio spazi Buonasera. risicati, è proprio Ciao. una.
Una trattoria che gode di questa intimità. Bene. Allora, Marco Calgaro è deputato dell'UDC, Commissione Bilancio, Piemontese, poi ci facciamo due chiacchiere anche a tu per tu dopo. Andiamo subito a bomba e cerchiamo di esprimere un parere su questa situazione che giorno dopo giorno appare anche dalle notizie che ci arrivano dall'estero, dai giudizi che ci arrivano dall'estero, sempre più drammatica. Cioè, è vero che i consumi sono a livelli di 15 anni fa, il reddito delle famiglie a livello di 30 anni fa, la pressione fiscale addirittura mette in discussione la tenuta sociale. Il baratro davanti a noi ci si tira fuori? Che ne pensate? Cagaro, cominci lei, così cambiamo. Il baratro è dietro di noi. Dietro? L'operazione del governo Monti, secondo me, ci ha permesso di non caderci nel baratro. Evidentemente, i problemi che ha l'Italia e che si porta dietro da 20 anni, da 30 anni, non sono risanabili nel giro di un anno di sano governo dello Stato. E quindi credo che ci vorrà un grande lavoro per riportare questo paese al posto in cui era. Non dimentichiamoci che da 20 anni l'Italia ha un livello di crescita, un ritmo di crescita ben più basso degli altri paesi europei, degli altri maggiori paesi europei. Quindi questo è un problema che andrà risolto col tempo con delle grandi riforme. Tutti dobbiamo essere coinvolti a questo. Se pensiamo che basti riprendere un'allegra politica economico-finanziaria in questo paese per ritornare all'onore del mondo, al livello di prima ci sbagliamo, perché la pagheremmo cara nel giro di pochi mesi. Un minuto Calgaro, un minuto Gasparri. Purtroppo, dopo un anno di governo tecnico, i dati fondamentali dell'economia registrano un peggioramento. Temo che ci sia sicuramente uno scenario internazionale ancora molto complesso, proprio negli ultimi giorni anche il Fondo Monetario Internazionale, alcuni summit hanno segnalato il pericolo, l'evidenza di una recessione che continua nel 2013. Oggi, dopo un anno di governo tecnico, abbiamo più disoccupazione, più recessione, più inflazione e un ritmo di chiusura di imprese impressionante. La colpa è di Monti, no? Sicuramente c'è una crisi complessiva. Tuttavia, questo governo, che pure ha goduto di forti appoggi nel Parlamento, che pure tutti abbiamo all'inizio accolto in un momento di grande preoccupazione, di grande speculazione internazionale, non ha dato quelle risposte di cui Monti continua a vantarsi, anche a Davos nei giorni scorsi. Perché, ripeto, purtroppo i dati fondamentali dell'economia sono allarmanti e segnalano un peggioramento. Allora, se aprite il menù, non possiamo ordinare nulla, non possiamo ordinare, guardate qui, zuppa di farro, tagliolini ai funghi, no, c'è uno scherzetto, c'è un foglio con degli avverbi, delle congiunzioni, esortative, dubitative, soprattutto dubitative e avversative. Lei, onorevole Gaspare, ha iniziato la sua risposta, probabilmente senza accorgersi, con un purtroppo. È tra noi, è una di queste paroline. Vi chiediamo di dialettizzare tra voi, di contrapporvi proprio a botta e risposta, tipo ping pong, scegliendone una a testa per cominciare. Allora, purtroppo ha iniziato Gasparri, a questo punto tocca replicare a lei, Calgaro, ne scelga una. Io spunto con la penna. E magicamente le parole appaiono sullo schermo mentre voi, sottolineando la vostra contrapposizione. Se oggi andassi a chiedere al nostro Ministero dell'Interno quanti sbarchi ci sono stati dalla Luna in Italia nell'ultimo anno, mi aspetterei una risposta epocale, grandi numeri, perché in questo paese troppe persone si stanno dimenticando di qual era la situazione un anno fa e del perché si era arrivati in quella situazione. Io credo che oggi fare una campagna elettorale basata su 11 mesi di buon governo a fronte di almeno 10 anni di enormi passi verso il baratro che ha fatto questo paese sia da smemorati, cercare di impostarla su questo è da populisti. A lei Gasparri, sceglie. Scelgo Quando? quando c'era il governo di centrodestra c'erano meno disoccupati di quanti ce ne sono con il governo Monti. C'era una situazione economica certamente complessa e impegnativa, però la situazione oggi è ampiamente peggiorata. La legge Fornero sul lavoro ha introdotto troppe rigidità perché la CGIL ha dettato parte di quella normativa e quindi si sono fatti passi indietro. Quando c'era la legge Biagi sul lavoro era sicuramente migliore il contesto. Insomma, ecco, quando c'è stato il centrodestra, anche sul piano fiscale si è cancellata l'ICI sulla prima casa, invece adesso l'IMU è diventata una vera e propria patrimoniale. Una alla volta, Calgaro, Gaspari Calgaro, una testa? Se si No, potesse. sei già usato. Via cambiare. Allora, Allora? torniamo a guardare agli ultimi mesi.
Molte delle riforme che ha tentato il governo Monti sono state fermate, come tutti gli italiani possono comprendere bene, da una sinistra retriva e conservatrice, quelle sul mercato del lavoro e quelle sulle liberalizzazioni, quelle vere, e da una destra che guardava soltanto al tema della giustizia come alla difesa del piccolo orticello del proprio capo, ai fini della difesa di una persona e non dei passi in avanti che questo paese deve compiere molto velocemente. A lei? Invece non è così, Invece. perché noi abbiamo fatto una riforma dell'università, una riforma della scuola, nell'ambito dei vari governi Berlusconi che si sono succeduti nel tempo. Ho citato la riforma Biagi sul lavoro, leggi più severe per contrastare l'immigrazione clandestina, normative antimafia per la confisca dei beni delle cosche e l'inasprimento del carcere duro, normative di vario tipo per tenere sotto controllo la finanza pubblica e puntare al pareggio di bilancio. Sono state fatte, insomma, molte cose importanti. Quindi è assolutamente falso dire che ci si è occupati solo di giustizia. Semmai su quel fronte, per il contrasto che c'è stato nel Parlamento da parte di molti settori politicizzati dalla magistratura, da parte della stessa Corte Costituzionale, è stato impossibile realizzare riforme di modernizzazione per rendere veramente pari il ruolo dell'accusa e della difesa, per impedire la politicizzazione della magistratura e le degenerazioni che poi portano gli ingroia a fondare i partiti in piena campagna elettorale, dimostrando che c'era già prima che lui scendesse in politica, o salisse in politica, una politicizzazione, perché era politico anche prima un personaggio come Ingroia. Calgaro, Come mai, come mai? se queste cose sono vere, la credibilità del paese è andata a finire sottoterra in questi ultimi anni? Perché c'è una congiura internazionale contro di noi? Siamo a questi livelli di populismo? Oppure perché se si vuole ripartire dall'Europa e serve più Europa perché ci salviamo, bisogna essere seri. Bisogna non firmare certi impegni a livello europeo e poi percorrere strade opposte di gestione della finanza nazionale, cose che ci mettono agli occhi del mondo come tra i paesi meno credibili per gli investitori. Se vogliamo ripartire abbiamo bisogno di grandi investimenti che provengano dall'estero, perché qui in Italia ormai di soldi non ce ne sono più così tanti. Per fare questo bisogna essere credibili, c'è bisogno di una politica europea vera e seria, facendo richieste forti ma comportandosi seriamente, e l'alleanza di centrodestra parte con un PDL che dice alcune cose e la Lega che mette in dubbio l'euro. Non mi pare una buona Questo partenza. duello di spade tocca a Gasparri e siamo al... Forse Forse! bisognerebbe ricordarsi dei grandi successi di politica internazionale di Berlusconi. Nella prima fase del suo governo, quello del 2001-2006, gli accordi di Pratica di Mare tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, anzi non l'Unione Sovietica, la Repubblica Federativa Russa, che hanno segnato, vede, Freud avrebbe qualcosa da no, ricordare. la gaffe non è forse casuale, perché è stata proprio l'uscita, quell'accordo con la NATO, dalla logica del passato, appunto dell'Unione Sovietica che con il patto di Varsavia si contrapponeva alla NATO. Putin, leader della Repubblica Federativa Russa, sottoscrisse, grazie alla mediazione italiana, degli accordi con la NATO, e poi il famoso discorso al congresso americano di Silvio Berlusconi, la capacità anche più recentemente di incidere sulla scelta del Presidente della Commissione europea, del Segretario generale della NATO, tutti atti di mediazione e di intervento che Berlusconi, anche attraverso la sua capacità diplomatica dei rapporti personali, ha realizzato. Poi ci sono stati movimenti speculativi contro l'Italia, ci sono stati fallimenti anche della politica europea. In questi giorni addirittura la Gran Bretagna vorrebbe fare un referendum per uscire dall'Unione europea, vuol dire che l'Europa sta fallendo. Noi che vogliamo l'Europa, noi che riteniamo che l'Unione Europea debba essere la prospettiva del nostro popolo, crediamo che l'Europa debba rivedere le sue regole. Sì, risanare i bilanci, sì, rigore finanziario, ma se poi non c'è crescita, non c'è occupazione, avremo un'Europa con una situazione catastrofica, un grande cimitero del lavoro e dello sviluppo, invece di essere il regno della crescita e della speranza. Calgaro, Quindi la solita teoria della, quindi, un quindi la attimo. solita teoria della congiura, e cioè tutto lotta contro di noi, il resto dell'Europa è contro di noi. Mi sembra di capire invece che la verità sia che se si vuole lavorare a testa alta in Europa, come Monti sta facendo e ha mostrato di fare, perché
il calo dello spread, il risultato di aver ottenuto il muro a difesa dello spread, insomma, per far risalire lo spread, ha portato dei risultati che derivano da una credibilità internazionale che il nostro paese aveva completamente perso. Credo che per fare la voce grossa in Europa, e forse sarà necessario farla, bisogna prima non essere i furbetti del quartierino. Negli ultimi anni troppe volte questo è accaduto all'Italia. Gasparri? Però io credo che lo spread sia calato quando Draghi, che guida la Banca Centrale Europea, ha fatto quello che chiedeva Berlusconi e il centrodestra, una garanzia nella Banca Centrale Europea perché si intervenisse per l'acquisto di titoli pubblici, insomma per garantire gli assetti dei singoli paesi, perché l'euro è una moneta che non ha alle spalle una banca che la garantisce. Quando poi la Banca Centrale Europea ha ampliato la sua capacità di intervento, lo spread è calato, quindi non per merito di Monti e del governo italiano, ma per merito di questo intervento che Berlusconi con realismo aveva sollecitato ed auspicato. Poi per quanto riguarda i furbetti del quartierino, non ne stiamo parlando, ma dovremmo parlare del grande conflitto di interesse, che non è quello che riguarda Berlusconi di cui tutti parlano, è quello che riguarda la finanza e il Partito Democratico. La vicenda del Monte dei Paschi di Siena, una banca controllata attraverso gli enti locali senesi dal Partito Democratico, che ha sempre espresso i vertici e i controllori. Un'intervista nei giorni scorsi di D'Alema diceva: ma siamo noi che abbiamo cambiato questo o quell'amministratore, quindi vuol dire che l'hanno scelto loro, l'ha confessato e l'ha ammesso. E quindi io credo che noi dobbiamo denunciare questo intreccio tra politica e affari che riguarda la sinistra, ed è una vicenda che mette a rischio il sistema bancario, i risparmi di molti italiani, e Bersani ci dovrebbe dare molte spiegazioni. Ma basta chiedere a Draghi per avere spiegazioni su ciò che è successo. Ciò che è successo è che è chiaro che gli europei non possono pensare, che gli italiani non possono pensare che l'Europa garantisca per noi se noi non percorriamo in modo serio la strada del risanamento. Solo il fatto che Draghi, che Monti l'abbia percorsa in modo serio e virtuoso, ha dato a noi quella credibilità tale da poter pretendere che fosse instaurato quel meccanismo ad opera di Draghi. Lo stesso Draghi lo ha riconosciuto nei fatti in numerose interviste. Sul conflitto di interesse del PD e sul problema rappresentato dal Monte dei Paschi di Siena, io concordo assolutamente con quanto dice il senatore Gasparri, soprattutto sul fatto che, di nuovo, questo è un tema sul quale non si può fare non si possono fare delle facili considerazioni. Il conflitto di interesse c'è, il problema del PD è lì, è pieno, è enorme. Ricordiamoci anche le parole di Fassino quando parlava di Unipol come della nostra banca, ma il problema è che l'Europa e l'Italia, il mondo intero, non ha fatto nulla in questi mesi per controllare il mondo finanziario. Gasparri. Infatti, trovo in queste parole la conferma di quanto dico io. C'è un rapporto tra politica e sistema finanziario che caratterizza la sinistra. Parliamo di questa vicenda del Monte dei Paschi di Siena. Anni fa comprò una banca nel Salento pagandola a un prezzo perché spropositato. Perché ne parla con Calgaro, visto che qua non c'è Bersani? Perché se ci fosse Bersani avrei molto più piacere di... Solo per questo? Però ne parlo perché è una notizia importante, un fatto grave. O perché comunque pensate che poi loro vanno col PD? Ma no, non è per questo. Io certo vedo Monti e questo polino di centro destinato a giocarsi il quarto posto con Grillo, quindi non in grado di essere una forza trainante di governo, e anche nei discorsi che sono stati fatti nelle settimane passate ci sembra più uno sgabello, una stampella al servizio del PD, che appunto, sostenendo alcuni banchieri che hanno comprato a prezzi spropositati la Banca del Salento e poi l'Anton Veneta col Monte dei Paschi di Siena, hanno messo in piedi questa situazione catastrofica. Noi l'abbiamo detto per molti anni e si è negato questa evidenza. Diciamo che se si vota il centro, noi siamo convinti, si andrebbe a un accordo tra il centro e la sinistra, e quindi si favorirebbe proprio chi ha gestito così malamente alcuni territori, alcune realtà. Si sono sempre vantati a sinistra di controllare il mondo accademico e il mondo della cultura. Andiamo a vedere a Siena non solo la banca locale, ma anche la vicenda dell'università. E allora io credo che il centro sbaglia moltissimo a dividere l'area alternativa alla sinistra e diventare una stampella di Bersani. Qui vi volevo portare, Calgaro, a lei. Eppure la politica deve avere uno sguardo lungo. Il problema della politica in Italia è che si guarda sempre all'oggi, alle elezioni che sono domani, si continuano a fare false promesse, c'è un populismo di destra ormai inguardabile. Noi ci proponiamo come un'alternativa seria e duratura, nel senso che noi non siamo soltanto finalizzati alle elezioni del 24 febbraio. Noi siamo convinti, richiamandoci un po' a quello che diceva
non so, Montanelli sulla voce, un po' di anni fa. Noi siamo convinti che sia necessaria in Italia un'alternativa seria alla sinistra. Stiamo cercando di costruirla per il bene del Paese. Possiamo ragionare con tutti sul dopo, ma la nostra barra è ben dritta in quella direzione. Finirla con i populismi, d'altronde queste, ecco, queste elezioni, a prescindere dal risultato, sanciranno la fine dell'epoca Berlusconi, e noi siamo qui per costruire il futuro di questo paese con uno sguardo che va oltre le elezioni del 24 Cominciato con febbraio. Le paroline, con gli avverbi Calgaro, finisce Gasparri, ma 20 secondi. Perché? Perché? Si accusa di populismo il Popolo della Libertà quando dice detassiamo la prima casa cancellando l'IMU. Si può fare. Bisogna pensare che sono stati messi a disposizione 4 miliardi di sostegno pubblico del Monte dei Paschi di Siena. Credo che con quella cifra si potrebbe invece intervenire molto più proficuamente a vantaggio delle famiglie che hanno un basso reddito o famiglie comunque semplici che hanno nella casa la sicurezza del proprio risparmio, dei propri investimenti. Quindi detassare la prima casa non è populismo in realtà. Dire che l'Europa deve rivedere le proprie regole non è populismo in realtà, perché oggi l'Europa non cresce, l'Europa sta sbandando, quindi non si capisce perché la verità, la semplicità dei nostri argomenti, di cose che peraltro abbiamo anche fatto, tentato di fare nel passato, debba essere bocciata come populismo. Sarà la prima domanda per rispondere naturalmente a Calgaro subito dopo queste immagini che ci vediamo insieme. Siamo stati al nostro punto di vista, al nostro osservatorio speciale che è sotto i portici della Galleria Colonna, luogo di passaggio dove si incontrano italiani da tutte le parti d'Italia, stranieri da tutte le parti d'Europa soprattutto, e abbiamo chiesto loro la politica di austerità del governo Monti ci ha portato fuori dalla crisi. Ascoltiamo attentamente le risposte. Le politiche di austerity necessariamente sono recessive se non c'è anche una politica di sviluppo, quindi non si liberano risorse per lo sviluppo. Probabilmente bisognava intervenire molto più fortemente sulla spesa pubblica, liberando spese improduttive e destinandole ad incentivare il lavoro e le imprese. Ci ha impedito di cadere in picchiata, però non ci ha portato fuori dalla crisi. Penso che a novembre 2011 la situazione fosse, l'Italia fosse sul limite del baratro, una situazione insostenibile. Non è esprimendo l'Italia che si risolvono i problemi. Oggi con i sacrifici che il mondo ha imposto al paese siamo un po' fuori, non definitivamente, ma penso che l'Italia è avviata su una buona strada. Al giorno d'oggi ci ritroviamo come stiamo più o meno un anno fa, almeno comunque lo sentiamo così. Non so quanto possa aver giovato Monti. Hanno contribuito senz'altro a rendere più credibile il paese, almeno sul piano finanziario, ma è una continuità rispetto ad un'azione già intrapresa nel passato, secondo me. Credo che innanzitutto bisogna cercare di far ripartire il paese cercando di rilanciare delle politiche di sviluppo, non deprimendo gli italiani con un aumento delle tasse. Assolutamente no, perché ha caricato soltanto con le tasse e basta. Ha fatto una politica di risparmio, di contenimento del debito pubblico, ma per il resto poi non ha fatto quello che era necessario per non portare la gente alla disperazione. Devo chiedere a chi verrà. E dunque, gente che si firma col proprio nome, il proprio cognome, la propria professionalità e che argomenta con troppi ma e troppi però, Calgaro. È molto pessimismo. Ma io mi rendo conto che la situazione, cioè il momento in cui andiamo alle elezioni, per la propaganda è piuttosto difficile, nel senso che è evidente che dopo un anno in cui si è cercato appunto di non caderci in questo baratro, spremendo gli italiani, perché questo è avvenuto, ma mettendo insieme in atto una serie di misure che ci permetteranno, a partire da marzo, di scoprire chi davvero sono i ricchi in questo paese e quindi di andare a colpire anche loro, non è stato posto termine alla riforma fiscale, cosa importantissima, e qui bisogna mettere al centro la famiglia e cercare di nuovo di porre degli aggiustamenti a quello che è stato fatto. Credo però fosse indispensabile per non finire così. Certo, Monti ha avuto, tra virgolette, la sfortuna di arrivare in un momento difficilissimo, di fare ciò che andava fatto e di aver bisogno e di aver avuto bisogno di un tempo molto più lungo
piuttosto più lungo, di un tempo medio, 4-5 anni, per far ripartire il paese. Breve Credo commento, però che Gaspar... sia l'unica persona credibile per fare questo. Giudizi variegati, preoccupazione di alcuni, speranza in qualche modo che una politica molto severa ridia una prospettiva all'Italia, però mi pare che appunto prevalga un pessimismo e non vorrei che ad esempio il redditometro crei un clima di terrore da parte delle persone, per cui anche i consumi, gli acquisti diventino, come si è già visto dai dati statistici, meno numerosi e quindi con una recessione ulteriore che colpisca il commercio. Veda, combattere l'evasione fiscale è un dovere e voglio ricordare che il governo Berlusconi è riuscito a recuperare dai 10 ai 12 miliardi di euro l'anno dall'evasione fiscale. Si è fatta quindi un'azione forte di contrasto a questo fenomeno negativo, però se si passa dalla lotta all'evasione a una sorta di terrorismo, di pervasività, di una sorta di grande fratello che mette i cittadini in una condizione di totale soggezione, c'è il rischio che poi prevalga un clima complessivo nel paese che renda cupa la situazione, che disincentivi gli acquisti, l'attività economica, un artigiano, un commerciante, una piccola azienda, e questo è quello che noi stiamo rischiando in questa fase, tant'è vero che quando poi Berlusconi impone certi argomenti nell'agenda, tutti gli sono andati appresso, perché anche Monti e Bersani adesso l'IMU la vorrebbero un po' cambiare. Allora, il redditometro non va più tanto bene. Cerchiamo di mettere insieme tutte le cose. Io adesso vi devo fare, voglio farvi parecchie domande, ma vi chiedo la cortesia di, non mi va di stare con l'orologio, non è carino, ma proprio veramente di fare un ping pong. Cioè tenetevi sui 15-20 secondi, provate a rispondere proprio come se foste a cena davanti a delle persone. La vicenda su cui doveva rispondere prima Calgaro, se può, se ne interessa. Salvare una banca, almeno così è stata venduta, così la si legge, così la gente la coglie, salvare una banca coi soldi dell'IMU, valeva la pena? Intanto non è stata salvata coi soldi dell'IMU, l'importo dei soldi dell'IMU è simile, molto superiore, ma una parte di quei soldi possono essere stati utilizzati per salvare una banca. Sa cosa succede se una banca fallisce in Italia? Sa quali sono i problemi per i risparmiatori di quella banca? Io credo che sia stata un'azione più virtuosa, nonostante il tema sia quello di riformare il sistema bancario e i suoi controlli, è stata un'azione più virtuosa quella di salvare una banca che quella di salvare Alitalia spendendo 3 miliardi e mezzo dei contribuenti e adesso dando soldi a quelli che la rivenderanno l'azienda. Allora saltiamo apparentemente di palo in frasca, ma appunto gli argomenti sono tanti. Sul redditometro volevo soltanto ricordare incidentalmente che Berlusconi aveva promesso di rivedere il redditometro, ha avuto 4 anni per farlo e non l'ha fatto. Vi prego, onorevoli senatori e deputati, qui non stiamo a fare botte e risposte, certo. Adesso rispondete a me e ho una citazione a testa, una per Gasparri ed è una citazione dell'ex ministro Scajola, virgolette, questa legge elettorale va cambiata, l'ho sempre detto, gli elettori devono poter scegliere i loro rappresentanti con il voto, ma come minimo i candidati devono essere espressione del territorio dove vivono e lavorano. Un commento sui cosiddetti catapultati del PDL. A volte ci sono candidati eccellenti che possono portare in Parlamento competenza, prestigio, si è sempre detto la politica faccia un passo indietro, quindi alla fine sono persone che non avendo fatto politica in qualche modo vengono catapultate sulla scena, altre volte mi rendo conto ci sono delle forze eccessive. Mi sono battuto per il ritorno alle preferenze. Molti dicevano che era un errore, che era una cosa sbagliata. Con le preferenze si consente all'elettore una scelta della persona. Non sarà un sistema perfetto, ma è molto meglio delle liste rigide e bloccate. Calgaro, virgolette, come primo ministro Monti ha promesso riforme e ha finito per aumentare le tasse. Il suo governo si è impegnato a introdurre modeste riforme strutturali che sono state annacquate fino all'insignificanza macroeconomica. E il signor Ciao, evocato più volte in questi giorni nel Financial Times. Certo, credo che la sua opinione sia rispettabile come quella di tutti quelli che vorrebbero che l'Europa non stesse in piedi così com'è, che l'euro non reggesse, cioè di tutti quelli che vorrebbero, e lui è uno di questi, che la Germania tornasse ai suoi fasti passati senza pensare a ciò che succederebbe dell'Europa nel suo complesso, dell'Italia in particolare per noi. Succederebbe che quando si esce da un'unione come quella europea e da un'unione come quella monetaria, il destino dei più poveri, dei più miseri è il peggiore perché l'inflazione si scatena e forse dopo una decina d'anni
si riesce a tornare a livelli di mercato. Senatore Gasparri, ma l'hanno chiamato Mastro Silvio scherzando in questi giorni, ha fatto bene a ripulire le liste? Allora si era sbagliato prima o è stato fatto solo per calcolo elettorale? Ci sono persone che non hanno avuto condanne definitive, le cui vicende però hanno assunto una valenza emblematica nel dibattito del paese. Berlusconi, chiedendo un passo indietro a Cosentino, a Scajola, a Dell'Utri, ad altri candidati, ha voluto dare un messaggio di determinazione, di rigore. Poi vedremo come finiranno queste vicende processuali, casomai tra qualche anno queste persone potranno essere assolte, glielo auguro, me lo auguro, però credo che sia stato un segnale importante di discontinuità, un messaggio chiaro al Paese che dimostra come il centrodestra sia in campo per vincere e quindi con la forza delle proposte e anche con queste scelte vuole ottenere un giudizio generoso da parte dei cittadini. Vi chiedo di essere ancora più rapidi, lista civica per Monti, lei dell'UDC, ma sostenete Monti come candidato premier, di fatto parlate solo di lui. Però anche in questa lista civica sono tutti consiglieri comunali, assessori, gente che di politica ne ha sempre fatta. La correggo, non parliamo solo di lui perché noi su questa agenda vogliamo dire la nostra. Noi rispetto alle piccole imprese, rispetto alle famiglie e cioè alla necessità di introdurre... Ok, ma ci arriviamo, mi spieghi come mai questa idea della lista non di politici ma che sono tutti politici? Quella di richiamarsi alla cosiddetta società civile mi sembra un'ottima idea. Non è vero che sono tutti politici, se penso alla lista che hanno presentato in Piemonte 1 a Torino, almeno i primi tre non sono di sicuro degli ex politici. Io comunque difendo fortemente la categoria dei politici. Ciò che è stato detto di quella lista è che nessuno era parlamentare in quella lista. La categoria della politica e della politica buona, dato che sono uno che non ha nulla da nascondere, la difende e la difende come? Gasparri, e anche Calgaro, la stessa domanda, giudizio rapido. C'è un pericolo comunista in Italia o no? Ci sono settori della sinistra come quelli di SEL, con Vendola, ci sono la CGIL, non solo nei settori più radicali come la FIOM ed altri, ma anche nella Camusso, che vogliono patrimoniale, che vogliono leggi sul lavoro che finirebbero per far crescere la disoccupazione con un eccesso di rigidità. Quindi non è che c'è il pericolo di Stalin dietro l'angolo, c'è il pericolo di una sinistra che poi anche nel Partito Democratico si è riproposta prepotentemente, l'ossatura è quella del vecchio Partito Comunista e mi pare che insomma ci sia una negatività di queste presenze e delle loro proposte per il futuro dell'Italia. Monti ha detto di no. In che senso? Che non c'è il pericolo comunista. No, io non credo ci sia il pericolo comunista, c'è un pericolo che è quello della conservazione, e cioè la sinistra di derivazione comunista, poi di Essine, insomma il PD è con tutta evidenza la prosecuzione di quella storia, perché gli altri che vi sono entrati sono stati ridotti a comprimari, è chiaro che si autostruttura come un partito fortemente conservatore, per la forte incidenza che vi ha ad esempio la CGIL e la sinistra e più retriva. D'accordo. Io credo che ci sia il pericolo conservazione in questo paese che ha bisogno di riforme. Quanto contano e interessano alla gente i cosiddetti temi etici? Io credo che debbano interessare, indubbiamente vengono spesso messi all'angolo, vengono considerati quasi un impaccio, un intralcio, ma cosa c'è di più importante della vita? Se non c'è la difesa della vita, non c'è il mondo, non c'è il dibattito, non c'è la discussione, non c'è lo spread, non c'è la legge sull'occupazione. Quindi la difesa della vita dal concepimento fino alla morte è una questione fondamentale. La difesa della famiglia, la famiglia fatta da un uomo e una donna, orientata alla nascita dei figli, l'educazione dei figli. Io credo che queste questioni siano importanti. Non vorrei che la sinistra, se dovesse andare al governo, ma non ci andrà, non avendo i soldi, non avendo le risorse per realizzare alcune promesse demagogiche, che fa poi intervenga sulle riforme a costo zero, che non costano in termini economici, unioni gay, adozioni di bambini da parte di coppie gay, eutanasia e quant'altro, ma che hanno un costo sociale enorme. Quindi attenzione, le questioni etiche sono importanti e fondamentali. So che siete d'accordo sulle questioni certo. Etiche, ma sulle preoccupazioni di Gasparri, che cioè un eventuale accordo con la sinistra possa significare occupiamoci solo di questo perché tanto del resto non si può fare nulla. Beh, guardi, è di tutta evidenza che nonostante si faccia la corsa, data la tendenza del nostro mondo, del mondo cattolico, a frammentarsi in modo estremo, il che conduce all'irrilevanza, data questa tendenza, il gioco delle forze politiche è di acquisire alcuni candidati che diano visibilità alla presenza del mondo cattolico, ma è un dato di fatto
che da sinistra e dal PD sono emerse tutte le proposte che rispetto a questi temi vanno contro le convinzioni dei cattolici. E i cattolici all'interno di quel partito sono minoranza purtroppo silenziosa. Quindi fare un governo almeno con loro per quanto riguarda il voto in aula. Governare con loro sarebbe complicato su questi temi? Governare con loro sarebbe molto complicato su questi temi. Monti, a chi prendi i voti? Al PDL, al PD o alla Lega? A pochi, perché mi pare che si stia giocando il quarto posto. C'è una sfida tra Berlusconi e Bersani per la prima posizione e poi c'è, come dire, il torneo minore tra Monti e Grillo per chi evita il quarto posto. A chi li prende i voti Monti? Io credo a chi li chiede? Io credo che Monti li chiede agli italiani, li chiede alla destra e alla sinistra, perché ritiene superate queste divisioni o almeno questo bipolarismo che è fallimentare come dimostrano i fatti. Quindi li chiede in virtù di un progetto di futuro del paese serio, credibile, che richiede ancora grandi sforzi ma che fa intravedere un futuro migliore possibile. Gli altri stanno facendosi intravedere solo una lenta decadenza. Ho finito il tempo, ma ancora una cosa mi interessa. Dicevo l'altro giorno Repubblica, questa è una campagna senza piazze, tutta mediatica, ma a livello di Twitter e di Facebook soprattutto. È un bene o un male? Io credo sia un male in assoluto, cioè credo che l'utilizzo delle nuove tecnologie sia un fatto positivo, ma credo che il rapporto tra persone sia importante, no? Cioè, e quindi credo che la politica debba tornare a essere vissuta in partiti veri, con una partecipazione vera che nasce dal basso e debba essere soprattutto, uso un termine desueto, ma secondo me rilevante, interclassista, cioè qualcosa che coinvolge tutti. Si vota in pieno inverno, quindi è chiaro che le piazze sono al freddo. Io credo che dobbiamo scaldarle con incontri con la gente, che noi stiamo facendo, che faremo, perché al di là della comunicazione, della tecnologia, dei social network, di tutto quello che certamente si utilizza, o della televisione, che è un mezzo, come dire, tradizionale ormai per la politica, l'incontro con i cittadini, con le cadie, con i problemi, resti sempre fondamentale e noi lo praticheremo. In questo mese, perché manca soltanto un mese, quindi se dovete svegliare le piazze c'è anche abbastanza poco tempo, la situazione probabilmente peggiorerà, perché io credo che in questo mese continueranno ogni giorno a chiudere tante piccole imprese che sono sempre stata l'ossatura del nostro paese e che sono l'avanguardia di una crisi devastante, perché risollevarsi sarà davvero problematico in poco tempo. Noi abbiamo incontrato un piccolo imprenditore, sta a Guidonia, si chiama Franco Passeri, fa parte di un'associazione con la sua piccola impresa che si occupa di circuiti elettrici, che si chiama Imprese che Resistono. Loro strizzano l'occhio a Giannino, a Oscar Giannino, al suo piccolo partito, perché dicono che è l'unico che si interessa di loro e che offre delle risposte al loro dramma. Ascoltiamo cosa ha da dirci. Allora, Franco Passeri, ti senti a disagio qui in questa piazza di politici? Un po'. Un po'? Sì. Sei un po' non sono abituato. E sei un po' arrabbiato con i politici? Sì, con loro sì. Allora, tu hai un'impresa di? Ho un'impresa che facciamo elettronica avanzata. Mm-hmm. E una piccola, media, com'è l'impresa? Una piccola impresa. Quanti dipendenti? 18 dipendenti. Mm. E funziona bene? Beh, funziona bene, diciamo, in questo periodo di crisi è un po'... È un po' dura, è un po' dura. Ce la fai a pagare gli stipendi a tutti? In ritardo, perché in pratica abbiamo perso dei soldi con dei fallimenti, poi diciamo i ritardi dei pagamenti dei clienti, qualche volta... Voi fate circuiti elettrici, circuiti quindi elettronici. Lavorate con le telecomunicazioni. Sì, sì, sì. Fai parte di un'associazione, la tua impresa fa parte di un'associazione che si chiama Imprese che Resistono. A me sì. Ci è piaciuto questo titolo, perché le piccole imprese in Italia sono la forza di questo paese. Sì, diciamo le piccole imprese, io oggi le paragono a una pianta che in pratica anche il governo Monti ultimamente ha cercato di annaffiare intorno alla pianta per farla crescere un po', no? In pratica anche lui non si è accorto che questa pianta, diciamo, è aggredita dalla ramiccia, dall'erba cattiva, e questo sono tutti, diciamo, la ramiccia e l'erba cattiva. Cosa sono? Non è nient'altro che l'alta tassazione, l'alto costo della politica, lo spreco dello Stato, e maggiormente è la concorrenza sleale. La burocrazia un po' anche? Sì, la burocrazia sì, però in questo periodo le piccole imprese soffrono perché, essendo, diciamo, fa parte del manufatturiero italiano, è stato talmente aggredito,
no? Da una concorrenza sleale, straniera, dici da tu? Una concorrenza sleale anche dei paesi dell'est, del Nord Africa, Tunisia, che diciamo in pratica fanno dei costi che troppo noi non bassi. Troppo bassi. E voi cosa chiedereste allo Stato? Come fate a resistere? Di cosa avete bisogno? Ma noi non abbiamo bisogno di soldi, perché tanto le banche non ce li danno. Ah, ecco, infatti. Abbiamo bisogno soltanto di riequilibrare il mercato, e questo diciamo è di competenza dell'Europa. Difatti in questi periodi, l'anno scorso, il Presidente Obama ha rivisto un po' tutto all'entrata del tessile cinese, perché in 3 anni ha fatto 1 milione di disoccupati. Cioè voi vorreste protezione dallo Stato e una politica più equilibrio in dei mercati, certo, perché per io non posso fare concorrenza a un tunisino che lavora ad alta tecnologia a 2 euro l'ora. Che poi è ingiusto lavorare a 2 euro l'ora, no? Non è giusto. Certo che non è giusto. O qui bisogna aspettare che i cinesi o gli indiani prendano 1000 euro e poi qualche giovane ritroverà il lavoro, capito? Però siccome l'Italia è un paese manufatturiero, tessile, tutto il made in Italy, agricoltura, artigianato, industria, artigianato, è stato distrutto. E per resistere voi cosa pensate di fare? Ma noi per resistere, diciamo, a parte il discorso dei sprechi dello Stato, dei sprechi, come dice Oscar Giannino, non lo posso diciamo nominare, però non puoi anche nominarlo. Il taglio diciamo, del costo della politica. Abbiamo anche diciamo, tipo giornali di politici che prendono 300-400 mila euro l'anno e non vendono neanche una copia. Insomma, tutti questi sprechi, no? Potrebbero abbassare il costo del lavoro. E per incrementare la produzione, per fare rilanciare l'economia, cosa bisognerebbe fare, secondo lei? Ma essere competitivi, se io acquisto macchinari che costano 2-3 milioni di euro, no? Non so competitivo uguale, perché il costo diciamo, della concorrenza sleale diciamo, non sono competitivo. No? C'è qualche partito di cui si fida? Secondo lei Monti ha migliorato la situazione o l'ha peggiorata? Ma Monti, diciamo, io quando si è presentato la prima volta, per me rispetto alla vecchia politica è un marziano. Come si presenta la, diciamo, la fiducia che ha data l'Europa, però giustamente pure lui qualche modifica ai sprechi, il discorso non ha fatto che, abbastanza. Non gliel'hanno fatto fare. E quindi non si fida più di questa politica? Questa politica che oggi si presenta è squallida, perché è la stessa che c'era prima, da 30 anni a questa parte. Forse dentro mettono qualche giovane, qualche faccia nuova, però chi comanda sono sempre gli stessi. Grazie Franco, grazie davvero, va bene. Abbiamo visto le mani di quest'uomo, è un uomo che ha lavorato tanto e anche personalmente, insomma, ha una storia pesante. È un uomo che ha cura dei suoi 18 dipendenti perché non vuole metterli in mezzo a una strada. Un minuto a testa, un commento, Calgaro. Sottoscrivo il 90% delle cose che dice. Dobbiamo ripensare l'approccio alla globalizzazione, che è stato maldestro, perché io ricordo i discorsi di Prodi, la Cina ci consentirà di espandere, e anche il discorso di Berlusconi, ampliamo l'Europa, la Turchia. Bene, questo vuol dire metterci a fronte di una concorrenza slealissima, perché questi sono paesi che non hanno nessun costo sociale, non hanno pensioni, non hanno sanità pubblica, cioè si parte con un gap competitivo enorme. Credo che questo approccio andrebbe un po' ripensato, naturalmente senza misure straordinarie, senza sconvolgere il sistema, ecco, perché anche queste sono un problema. Però è un approccio che andrebbe ripensato. Oggi siamo in una situazione dalla quale è difficile tornare indietro. Credo che, per esempio, per quanto riguarda i costi della politica, io una grande colpa che faccio, ad esempio, al governo precedente, quello di essere partito affermando che le province andavano abolite, e alla prova dei fatti, quando si è votato in aula per l'abolizione totale delle province, l'UDC, FLI e Italia dei Valori hanno votato per l'abolizione, il PDL contro e il PD si è astenuto. Allora, temi concreti che ci ha proposto questo operatore, imprenditore, noi dobbiamo dare risposte concrete. Noi ci siamo battuti perché si possano, come dire, anticipare i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni che arrivano in ritardo, che si possa compensare un debito fiscale che ha un imprenditore con dei crediti che ha dalle pubbliche amministrazioni, e quindi questo per dare un po' di respiro. Ci vuole l'abbattimento del prelievo fiscale sulle nuove assunzioni, l'abbiamo detto, chi crea nuova occupazione deve non pagare tasse sulle nuove assunzioni.
c'è il problema poi della globalizzazione, che è un problema che noi poniamo da molto tempo. La concorrenza liberale, l'apertura dei mercati, deve comportare regole uguali. Se a un certo punto in Cina, altrove, non ci sono norme per tutelare l'ambiente, non ci sono norme a garanzia sociale per le pensioni, per i posti di lavoro, per la protezione sociale, tutto questo fa sì che si produca in Nord Africa, in Asia, altrove, a bassissimo costo, e questo uccide non quel piccolo imprenditore che voi avete intervistato, ma l'economia occidentale. Quindi la concorrenza e i mercati, insomma, devono essere aperti se ci sono regole uguali. Questa è la grande questione che l'Europa deve affrontare, che non è il protezionismo, è proprio il contrario, una concorrenza tra persone che hanno le stesse regole, altrimenti altri ci distruggeranno, e non c'è governo tecnico, non c'è proposta innovativa, non c'è nemmeno Giannino, temo, che possa bloccare queste cose. Anzi, dico, proprio quelli che sono iperliberali devono capire che è proprio la parità di regole che rende la concorrenza omogenea. Poi sicuramente i discorsi della riduzione dei costi della politica, dello snellimento degli enti locali, mi pare che anche il governo Monti, proponendo accorpamenti di province, pasticci vari, non abbia dato un contributo. Io ritengo che si deve avere il coraggio di ridurre drasticamente la filiera degli enti locali e di fare anche molte altre cose in altri apparati, perché non c'è solo la politica. Quindi, insomma, la conclusione è che ci vuole più Europa, non meno Europa, come dicono i vostri alleati della Lega. Ci vuole un'Europa che difenda gli interessi dell'Europa e che quindi impedisca a chi non ha le nostre regole di distruggere la nostra economia. O l'Unione Europea esiste per fare gli interessi dei produttori, dei lavoratori, degli imprenditori europei, oppure diventa un'altra bardatura burocratica costosa, diventa come le province a un certo punto. Gli inglesi di infatti vogliono andarsene. Su tutto questo credo che almeno a parole siamo d'accordo. Seguiteci su Twitter, su Facebook, su YouTube, seguiteci naturalmente su TV2000, e io ringrazio e saluto il senatore Maurizio Gasparri. Buona serata, grazie. Grazie a lei, grazie. Non ho neanche offerto un amaro. No, non ma so. Poi facciamo un po' di dieta, che di questi tempi fa bene. Grazie, mi tengo un attimo Marco Calgaro, così lo facciamo conoscere anche ai nostri spettatori, va bene? Grazie, arrivederci. Arrivederci a lei. E chiedo... Ciao, arrivederci. Arrivederci. E chiedo a Marco Calgaro di raccontarci qualcosa di sé, come ho chiesto prima al senatore Gasparri. Allora, noi sappiamo da Wikipedia che lei è un torinese, che è un ex alpino, che è sposato, che ha 4 figli e che appartiene all'Associazione Nazionale Famiglie Numerose. Sì, che faccio il chirurgo. Che fa il chirurgo oncologico. Che ho fatto il vice sindaco di Torino. Sì. Le sarebbe piaciuto fare il sindaco? Sì, sì, sì. Mi piacerebbe ancora, perché no? Credo che la passione per la propria realtà locale sia quello che motiva di più uno che viene da fuori dalla politica a farla. Io sono entrato in politica sostanzialmente poco prima di fare il vice sindaco e proprio per la passione per la politica locale. Ho avuto la fortuna di farlo negli anni che ci hanno portato alle Olimpiadi, quindi anni esaltanti per la città di Torino. Devo dire che mi affascinerebbe avere un'avventura di questo tipo anche in momenti più difficili come questi. Senta, lei è entrato in Parlamento, era molto amico di Rosi Bindi, è entrato in Parlamento quando la Bindi aveva scelto il collegio del Friuli, e erano i tempi dell'Ulivo, poi lei ha lasciato il PD, l'ha lasciato in maniera dolorosa, un passaggio in API, poi è passato l'UDC. Perché? Solo una piccola correzione, io ho grande rispetto per Rosi Bindi e c'è un rapporto di dialogo e di amicizia tra noi, ma non sono mai stato un grande amico di Rosi Bindi. Mm-hmm. E sono uscito dal PD perché la nostra scommessa era fallita. Noi abbiamo, e bisogna riconoscere i fallimenti nella vita. Chi? La nostra di chi aveva fatto prima il Partito Popolare, poi la Margherita, poi era entrato nel PD sperando di costruire una cultura nuova comune e si è accorto che questo tentativo è andato fallito. È andato fallito, il PD ormai è controllato da un azionista di maggioranza molto forte, che è l'ex DS PDS, anche le primarie hanno sancito questo assoluto controllo, tant'è che il tentativo di Renzi è risultato fallito totalmente nelle primarie, nel senso che pochissimi dei soggetti da lui insomma, sostenuti ce l'hanno fatta. Io non sono contento di questo, ma mi rafforzo nella mia convinzione che quel tentativo è fallito. Ecco, ma lei non crede che si rifarà lo stesso percorso, troppo a sinistra del suo partito anche stavolta? Io non credo, ne sono convinto, in ogni caso sono uno di quelli che sostiene questo. Cioè, io penso che il primo dovere oggi di un italiano è sconfiggere il populismo di Berlusconi che ci porta verso l'Argentina, verso un paese sudamericano. Anche verso alleandosi con quel PD che lei ha lasciato? Verso un peronismo di ritorno. Credo che per tenere in piedi il paese, solo per il fatto
che il PD e il PDL ci hanno costretto ad andare a votare con questa pessima legge elettorale, si sarà costretti dopo il voto, forse, a fare delle intese. Ma credo che chiarezza vuole che si sostenga, si dica e si ripeta che la nostra esperienza è alternativa in prospettiva a quella del PD. Le manca non fare più il medico? Io continuo a fare il medico e a fare il chirurgo. Io il lunedì e il venerdì mattina vado in ospedale, spesso opero, lo faccio naturalmente meno di prima, ma continuo a farlo, anche perché, guardi, se succedesse, io mi ritengo molto libero e posso vivere questa campagna elettorale con discreta rilassatezza, anche perché so di avere un lavoro, di avere una professione che mi piace, che ho continuato a fare, continuo a seguire i miei pazienti, che penso mi stimino. Senta, sua moglie che cosa fa? Mia moglie fa l'insegnante a part time, perché altrimenti non saremmo riusciti a tenere in piedi una famiglia con quattro figli. Con quattro figli e famiglie numerose se la passano malissimo e tutti sembrano interessarsi alla famiglia, in realtà non fa nessuno. È così. Noi per 40 anni abbiamo avuto in buona parte di questi anni il governo da parte della Democrazia Cristiana, che era un partito che avrebbe dovuto fare qualcosa per la famiglia, neanche non l'ha mai la fatto. DC. Questa è una grave contraddizione. Oggi peggio che peggio. Io penso che la prima cosa da fare, e noi come UDC ci caratterizziamo su questo, noi vogliamo familiare? Fortemente che si vada verso il fattore famiglia. Ma ce l'abbiamo la i soldi? Seria. Io credo che questo, guardi, io di questo sono piuttosto esperto perché ne ho parlato a lungo, non credo che possa essere messo in atto improvvisamente, dall'oggi al domani, ma credo che si possa pensare a una sua introduzione graduale. Il costo complessivo dell'operazione comunque è tra gli 8 e i 10 miliardi di euro, è un costo elevato che non si può mettere in atto dall'oggi al domani, ma sostenibilissimo con una introduzione graduale. Si rende conto che per tutte queste famiglie pensare che è il doppio di quello dato a sostenere una banca. È vero che una banca ha 1000 dipendenti, no. Però quante sono le famiglie? No, io guardi, io sono convinto di quanto lei dice. Penso che, guardi, la prima cosa che si dovrebbe perseguire sulle banche è tornare a una divisione tra le banche commerciali e le banche d'affari. Sa, perché questo ci consentirebbe, nel caso del Monte dei Paschi, di lasciare andare a mare, a fondo, gli amministratori e gli azionisti che hanno puntato sui derivati e invece di sostenere i correntisti che sono povera gente che fallirebbe se la banca fallisse. Grazie Marco Calgaro, buona campagna elettorale. Prego. Arrivederci. A voi. Buona serata.